dalle persone che vengono da fuori dalla provincia di Padova, dai invece chi abita in provincia di Padova e dai cittadini di Savazzano che hanno voluto partecipare a questa serata. Questa sera si parla di idrovia Padova Mare e sappiamo l'eterno incompiuto, ormai è un tema che viene trattato dagli anni 60, dall'inizio degli anni 60, e quindi si chiede di rispettare gli interventi questo tema. Okay. Questa serata fa parte di una serie di 4 incontri organizzati nella provincia di Padova e nella provincia di Venezia. È il primo di questi 4 incontri, gli altri saranno a Strapia, Vedisacco e a Ponte San Nicolò, e sono organizzati da Lega Ambiente, i vari circoli del Veneto e dai comitati che si battono per il completamento dell'idrovia Padova Mare. Questa serata in particolare è organizzata da Lega Ambiente Selvazzano, che è alla mia destra, è rappresentato da Paolo Cestaro, e dal Comitato Salvaguardia di Territorio, sempre di Selvazzano, che è rappresentato dal sottoscritto, che farà anche da moderatore della serata. Come sarà strutturata la serata? Allora, c'è una presentazione di Paolo iniziale di 10 minuti, dove si spiegherà in poca buona sostanza cos'è l'idrovia.